Buongiorno a tutti, questo siamo qui con Mister Scalise della Caronnese. Mister, che partita è stata quest'oggi? Una gara, lo diciamo prima con Mister Milano, decisa da un episodio, però avete avuto occasioni voi, occasioni loro. Che match è stato secondo lei? No, vabbè, secondo me abbiamo avuto molte più occasioni noi. È stata un'occasione di Esposito il primo tempo che ha fatto un grandissimo movimento, ha fatto un pallonetto corto e il portiere l'ha presa. Abbiamo avuto l'occasione del rigore, abbiamo avuto tantissime palle gol il secondo tempo per chiuderla in contropiede. Noi non abbiamo sofferto veramente poco, cioè il nostro portiere non ha fatto una parata. Poi bisogna dare onore e merito al Saluzzo che ha allenato bene da un ottimo allenatore e tiene e farà battaglia fino all'ultima giornata di campionato. Però io oggi, se devo fare, faccio sicuramente i complimenti alla mia squadra perché a noi ci mancava questo step qua. Questa è una partita simile a Ligorna dove trovavamo una squadra chiusa e dovevamo essere bravi a fare la partita. L'abbiamo fatta e siamo andati in vantaggio il primo tempo. Non è semplice venire qui a fare risultato, ho fatto fatica la Sanremese, ho fatto fatica il Sestri, hanno fatto fatica e faranno fatica tutte le squadre. Ma noi oggi dovevamo chiudere la partita 2-0, 3-0 in contropiede, abbiamo avuto tantissime palle gol per farlo. Mister, tra l'altro una zona retrocessione, una zona salvezza che si fa sempre più intensa, quale può essere la chiave per venirne fuori al meglio senza perdere punti per strada, viste soprattutto le tante gare in concomitanza? Sono pensieri, è una domanda bellissima quella che mi hai fatto. Sono cose che ci ho riflettuto durante queste settimane. Bisogna adattarsi alla categoria, cercare di soffrire il meno possibile, capire i momenti del campionato e delle partite che si affrontano e ogni pallone deve essere quello più importante della vita, perché alla fine noi abbiamo quasi sofferto su un cross dalla tre quarti, non l'ha presa nessuno, è finita in calcio d'angolo. Quella è stata l'occasione più grossa del Saluzzo di oggi e quella magari è una potenziale occasione da gol per loro, senza aver fatto una parata da parte del portiere, senza aver tirato in porta. Dobbiamo capire quello, dobbiamo capire che dopo le partite sono sempre lì l'1-0, un risultato troppo aperto, quindi bisognava chiudere 2-3-0. Mister, le chiedo solo più questo, per la prossima partita avete già in mente una preparazione magari diversa rispetto a quella con il Saluzzo o stessa linea Ma per il risultato? questa, anche questa è una domanda giusta. Noi affrontiamo tre partite che secondo me sono determinanti, un ciclo di tre determinanti. Questa di oggi, mercoledì, dobbiamo passare il turno di Coppa Italia. Abbiamo tantissimi giocatori che stanno schiacciando forte sul pedale dell'acceleratore durante la settimana, meritano spazio. Cretti, Folla, Lazzaroni oggi che non giocava da tanto, Galletti, Angelina e Ansaldi che si stanno alternando come portieri. E quindi mi dispiace veramente e realmente lasciare fuori questi ragazzi. Mercoledì troveranno spazio molti di loro, dovremo passare il turno di Coppa Italia perché comunque poter arrivare fino in fondo in Coppa Italia e magari riuscire ad alzare il trofeo della Coppa Italia di Serie D sarebbe una grandissima cosa. Grazie mille, mister.